Berlinguer, il timido, l'introverso, l'uomo che ama il mare, che sembra triste ma non lo è. Craxi, il ribelle, l'impetuoso, l'uomo forte, il giocatore di poker. Due vite che si intrecciano negli anni più gravi della Repubblica. Il comunismo e il socialismo che cambiano volto. Enrico Berlinguer nasce a Sassari il 25 maggio 1922. La sua è una famiglia colta e dell'alta borghesia, ricca di storia, imparentata con famiglie influenti. Il padre, Mario, è avvocato e giornalista. Antifascista, liberale, poi socialista, sarà più volte deputato. Enrico legge opere di ispirazione liberale, socialista e anarchica. Ama la letteratura e la filosofia. Mi ero avvicinato alle idee comuniste, al partito, da alcuni anni, precisamente intorno al 1937-38, quando avevo 15-16 anni. La mia prima tessera è del 1943, subito dopo la liberazione della Sardegna da parte delle truppe anglo-americane. Nel gennaio 1944 organizza i cosiddetti moti per il pane. Rimane in carcere 3 mesi. Una volta scarcerato, il padre lo presenta a Palmiro Togliatti, che lo prende in simpatia. Diventa funzionario del partito. Benedetto Craxi, detto Bettino, nasce a Milano il 24 febbraio 1934. Da bambino, in collegio, vive una crisi mistica. Vuole farsi prete. Anni dopo ricorderà: stavo lì per ore sull'inginocchiatoio a fissare Gesù, e Gesù a un certo punto apriva le palpebre e mi guardava. Nel 43 lascia il collegio e abbraccia gli ideali del padre Vittorio. Mio padre, che fin da ragazzo mi ha influenzato, mi ha fatto trovare all'interno della realtà del partito fin dal tempo in cui il partito era nella lotta clandestina. E quindi mi sono sempre trovato in mezzo ai socialisti e sono cresciuto in mezzo a loro. Avendo un padre impegnatissimo, socialista, combattente, poi prefetto della Resistenza, vivendo nella Lambrate, questo quartiere popolare di Milano, respira quest'aria di rivoluzione, di violenza, di regolamenti di conti, e amava raccontare che gli fu regalata una Colt da un partito.